Tra le righe, un programma di parole di management. Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Gianni Cicogna, presidente di SmartPeg. Grazie di essere qui, Gianni. Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Gianni Cicogna è qui in veste di autore del libro Talenti, alla ricerca del potenziale delle persone, appena pubblicato da Este. Come è nata l'idea di questo libro? È nata circa 3 anni fa. Parlando con un consulente al quale avevo raccontato la mia storia legata alle risorse umane, e quando gli raccontai di un aneddoto che mi era accaduto quando lavoravo in banca e quando stavamo, o meglio, i responsabili del personale, io ero un giovane impiegato negli anni 90, e quando i miei responsabili stavano decidendo chi nominare come nuovo direttore di una filiale, all'epoca essere nominato direttore era un passaggio molto molto importante perché facevi un salto di carriera molto molto significativo. Bene, insomma, mentre pensavano metterci Tizio, Caio, quell'altro perché aveva fatto un percorso di un certo tipo, insomma, stavano facendo un'analisi molto molto significativa, io alzai la mano e dissi: scusate, ma non è che ci stiamo dimenticando qualcuno? Ecco, da allora ho capito che per una gestione veramente completa doveva avere elementi fondamentali su cui basare anche le scelte, quindi non solo scelta basata sulla memoria e conoscenza diretta, ma anche su elementi che fossero quanto più oggettivi possibili. Raccontato questo evento, questo consulente mi disse: devi scrivere un libro, hai tante cose da dire. E da allora così ho cominciato a pensarci e mi sono messo un po' all'opera, annotando vari momenti, varie storie, vari percorsi. Mano a mano che scrivevo il libro, poi, come dire, univo i puntini e veniva fuori una storia per me significativa. Mm-hmm. In questi ultimi anni si parla molto di guerra dei talenti, di talent shortage. Che cos'è per lei la guerra dei talenti oggi? Ah beh, non a caso ho scelto il titolo Talenti. Io da tanti anni, da sempre potrei dire, sento usare la parola talenti per indicare gli alti potenziali, no? Quelli bravi. Io non ho mai condiviso questa definizione, la trovo addirittura discriminatoria. Infatti no, ho letto che già nel 1997 McKinsey parlò di guerra dei talenti, intendendo cioè la competizione fra le imprese per accaparrarsi gli alti potenziali, quelli, ecco, i talenti appunto. Allora io mi dico: ma non basta fare le guerre per il petrolio, il gas, i metalli rari, l'acqua, vogliamo metterci anche a fare la guerra per i talenti? Ecco, secondo me, se posso usare una metafora calcistica, la vera partita non si gioca comprando i giocatori migliori, ma si gioca valorizzando i talenti individuali, cioè di ogni persona, di ogni giocatore, avendo però poi cura di formare la squadra in modo armonico ed integrato. Altrimenti, come abbiamo visto anche nel calcio, non sempre avere i migliori giocatori del mondo significa vincere assolutamente. Ecco, rimanendo nel mondo dello sport, che cosa ha in comune il viaggio alla scoperta dei talenti, di cui parla nel libro, con il mondo della barca a vela? Di cui parlo nel libro, anche della vela, una mia grande passione, esatto. Ma soprattutto per quello che sento e per quello che provo quando si veleggia. Allora, di solito quando si va in barca a vela si parte dandoci una destinazione obiettivo, cioè vogliamo raggiungere quel porto, quella destinazione o quell'isola. E a quel punto noi potremmo pensare che basti guardare la bussola che ci indica la rotta e si va, magari convinti che sia sufficiente tenere il timone fisso al centro per arrivare esattamente nel punto desiderato. Ma se noi guardiamo solo la bussola che indica l'angolo del nostro obiettivo, diciamo,
Questa si tratta solo di una rotta apparente. Diciamo, calando la stessa riflessione nel mondo aziendale, quasi mai tutto fila liscio, perché nel corso dell'anno lavorativo, dell'esercizio, ci sono sempre imprevisti, cambiamenti, eventi che ci costringono a mutare continuamente rotta. E questo crea spesso disagi alle aziende, alle persone che ci lavorano e ai clienti. Quando si va a vela, anche se crediamo magari di seguire correttamente la nostra rotta, siamo soggetti a un'infinità di agenti che agiscono e condizionano il nostro viaggio. Ci sono agenti interni, Imprevedibili. esatto, assolutamente. Ci sono agenti interni, cioè l'equipaggio, le persone, e agenti esterni, il vento, le correnti, le onde, lo scarroccio, gli scogli. Dov'è la differenza? Che se non li prendi in considerazione opportunamente, momento per momento, rischi di arrivare chissà dove completamente fuori rotta. Ecco, la metafora per me sta in questo, cioè che per andare correttamente a vela, cioè nella vita e nel lavoro, bisogna seguire la rotta vera, cioè quella rotta che tiene conto continuamente dello scenario, di come siamo fatti noi persone. E quindi che comporta analisi e valutazioni continue, a volte anche impercettibili, piccole o grandi correzioni di rotta, scelte frequenti per arrivare veramente in porto, quindi arrivare in un porto sicuro. E tenendo conto di questo consiglio, come si possono gestire i talenti nelle aziende al meglio? Allora, partendo da questo presupposto. I talenti, intesi quelli ad alto potenziale, quelli cosiddetti bravi, sono sempre una piccola percentuale della popolazione aziendale, il 3%, il 4%. Quindi non conviene investire solo, tutto e solo su questa piccola popolazione. Tra l'altro non sarebbe nemmeno, come dire, democratico come principio. I talenti, a mio giudizio, sono le dotazioni individuali di ogni persona. Quindi nelle aziende diventa significativo, se non addirittura vincente, è quello di aiutare ogni persona a riconoscere i propri talenti, le proprie attitudini, le proprie predisposizioni e, come dire, valorizzarle in maniera integrata, cioè fare in modo che da mettere a disposizione della collettività, quindi della popolazione aziendale, delle attività, ovviamente dei ruoli e degli obiettivi, quelle che sono armonicamente tutte le doti di ogni persona. E quindi si lavora intanto su tutta la popolazione, non solo sul 3%. Questo messo in armonia, con ovviamente con modalità opportune, anche con algoritmi, opportuni, può generare un duplice risultato: la soddisfazione, anche una sorta di autorealizzazione delle persone, e quindi il benessere organizzativo. Non è più frutto di leve esterne, incentivi, magari modellazione dell'orario di lavoro, buoni carburante e quant'altro, ma diventa anche qualcosa di più profondo, quindi aiutando ogni persona nella propria realizzazione, mettendo poi quello che è il famoso concetto, ogni persona al posto giusto, io direi ogni persona nel suo effettivo ruolo naturale. Quindi questo è un po' il modello su cui mi sono basato e che non è nato quando ho iniziato a lavorare, ma è nato appunto quando ho accumulato tanti anni di lavoro, tante esperienze vissute, tante situazioni viste, osservate. E quindi un po' anche il mio libro vuole raccontare un po' un percorso in cui in maniera induttiva, e non partendo da teorie, ma analizzando gli eventi, riconosco e descrivo come poter quanto sia importante valorizzare i talenti di ognuno di noi, di tutti quanti. Entrando infatti proprio nelle pagine del libro adesso, ci vuole raccontare un breve aneddoto presente all'interno del libro che possa fungere magari da spunto di riflessione per chi ci sta ascoltando? Sì, mi viene in mente, allora sì, io racconto alcuni aneddoti, ma ce n'è uno in particolar modo che mi ha sempre colpito tanto.
Allora, nel 1994 io andai a fare la mia prima donazione di sangue e per me stare con l'ago in vena è sempre un motivo di grande ansia e di tensione perché mi fa impressione. Solo che la voglia di donare sangue ha sempre, come dire, superato, anche se di poco, la paura di stare 10 minuti con l'ago in vena. Che cosa facevo per distrarmi in quei 10 minuti? Mi leggevo sistematicamente il mio libretto delle donazioni e vedendo, ne ho fatte credo 32, e vedendo un po', riguardandolo sistematicamente ogni volta, ho scoperto che quel semplicissimo e banale libretto delle donazioni mi raccontava una cosa. Mi diceva: guarda, negli anni, nei periodi in cui stai bene, quindi sei sereno, magari il lavoro sta andando bene, nella vita privata sei felice, eccetera, tu fai donazioni con continuità, anche 3 volte all'anno. Nei periodi invece in cui non doni, che è successo? E quindi andando a riguardare, ripensare cosa fosse accaduto in quei periodi, ho scoperto che erano periodi di tensione, di insoddisfazione, di problemi e quant'altro. Al che ho pensato che quanto lo stato d'animo di ognuno di noi possa influire sulle nostre, lo dico tra virgolette, performance, dove in questo caso la performance era la voglia, la capacità di donare il sangue. Ma questo aneddoto mi ha fatto capire quanto le persone fossero spesso infelici al lavoro, si parla tanto di felicità al lavoro. E quindi io da qui ho capito che bisognava trovare il modo di comprendere le dinamiche che riguardano ogni persona e aiutare ogni persona a diventarne consapevole e magari a trovare la chiave di volta, la soluzione per quei momenti in cui le cose non andavano bene, che quindi ti condizionavano anche nella vita quotidiana, anche nel lavoro. Ecco, questa è stata una cosa, infatti nel libro c'è pubblicata anche la fotografia di questo famoso libretto che io so a memoria, ma che, ecco, mi ha parlato in quel momento facendomi scoprire queste dinamiche. E ci vuole leggere anche una frase per lei particolarmente significativa, presa dal libro? Dunque, sì, ce ne sono parecchie. Nel capitolo in cui parlo dell'energia e quindi anche nel coraggio che ci vuole nell'affrontare la propria vita lavorativa e non solo. Ecco, mi viene da leggere questo passaggio. Un po' come accade al bruco, quando prima di diventare farfalla, deve passare attraverso il passaggio obbligatorio della crisalide. Allo stesso modo, io dovevo sperimentare la medesima zona ibrida e di transizione. Da questo periodo di sospensione è sorta l'ultima nata, l'ivrea. Nome fatale ed evocativo, che ci rimanda a un qualcosa che nell'immaginazione deve essere visibile, conoscibile, capace di distinguere e distinguersi. Ecco, Che differenza c'è, ecco, in quest'ultima sì, parte? Livrea è un software, è l'ultimo nato, dove ogni persona può, come dire, scoprire, avere la mappa dei propri talenti, delle proprie predisposizioni naturali. E c'è un passaggio che mi piace molto, capace di distinguere e distinguersi. Il distinguersi parla alla persona, parla direttamente a te stesso. Cioè distinguersi significa renderti consapevole di quelle che sono le tue caratteristiche. Pochissime persone fanno degli assessment, per esempio, sulle proprie soft skill, sulla propria personalità. Anche se crediamo di sapere quelle che sono le nostre caratteristiche, ma leggerlo in maniera più scientifica e più rigorosa, ci aiuta molto e ci fa scoprire tante cose. Quindi il distinguersi è anche il conoscersi, parte dal conoscersi. Il distinguere è un'azione che fa capire anche le persone quando le mettiamo in relazione, e in ambito lavorativo siamo sempre in relazione con le persone. Pensiamo a chi opera al contatto col pubblico, chi opera in un team di progetto, chi opera nella pubblica amministrazione, quindi come servizio al cittadino. Ecco, scopriamo appunto con Livrea questa possibilità di relazione e quali sono le funzioni che ci rendono unici, speciali e magari
dei talenti, come si diceva all'inizio, da poter essere utili a se stessi e agli altri. Ecco, c'è sempre questo doppio legame, che non è utilitaristico in senso negativo, ma vuole esserlo in senso positivo. Quindi scoprire i propri talenti diventa il modo, la via, il percorso per essere, valorizzare se stesso, ma rendere anche, restituire appunto le proprie capacità in maniera integrata con gli altri e quindi a beneficio anche degli altri. A chi è rivolto il libro? Perché immagino comunque delle figure professionali molto trasversali tra loro. Sì, sì, sì. In realtà il libro, me lo sono chiesto anch'io a chi fosse rivolto. Non ho scritto il libro pensando al target, diciamo così, del lettore. E ho capito perché dopo, alla fine. Il libro si rivolge evidentemente a chi opera nel mondo della gestione delle risorse umane, perché chi fa questo mestiere ha una grande responsabilità. Molto spesso viene sottovalutata anche dai vertici aziendali o dagli imprenditori, e anche nella pubblica amministrazione ancora siamo molto indietro da questo punto di vista. Ma questo, quindi, diciamo, è rivolto anche agli studenti, a chi si sta specializzando, a chi sta scegliendo quale facoltà iscriversi, a chi gestisce persone, ma gestisce anche organizzazioni, gruppi di lavoro, agli imprenditori e vorrei dire anche a molte persone che operano nella pubblica amministrazione. Penso alla sanità in cui il cliente dell'organizzazione sanità è il cittadino, ma molto spesso è il paziente, e quindi c'è una responsabilità forse ancora maggiore, non solo di conto economico, ma anche proprio di conto umano. Ecco. Ecco, per concludere la nostra chiacchierata, le chiedo il messaggio. Che messaggio vuole dare con questo libro? Il messaggio che voglio dare, in realtà, è il messaggio che questo libro dà a me stesso, e quindi lo dico agli altri per ricordarlo a me stesso. Il messaggio è quello che non dobbiamo avere paura di guardare in faccia, di guardarci allo specchio per capire come siamo effettivamente fatti, perché non siamo fatti bene o fatti male. Il messaggio è che dobbiamo seguire veramente la nostra indole, le nostre attitudini, perché troppo spesso, soprattutto negli anni passati, le scelte, gli indirizzi che ricevevano i giovani quando studiavano, quando dovevano fare delle scelte di lavoro o scelte di studio, venivano date da magari dai genitori o dalle altre persone che gli consigliavano di fare ciò che era più conveniente in quel momento. In realtà, per essere felici e per realizzarci, noi dovremmo cercare di fare quello per cui siamo più predisposti, perché, come dicono i saggi, quando fai un lavoro che ti piace, tu non vai a lavorare la mattina, ma non diventa una fatica e un peso, diventa una gioia. Ecco, quindi il messaggio è questo, di andare dove ci portano le nostre attitudini, le nostre caratteristiche, perché lì saremo bravi e saremo realizzati, qualsiasi tipo di lavoro si faccia. Bene, io la ringrazio molto per aver partecipato al podcast. Grazie, ringrazio molto anche voi e spero che il lettore trovi qualche incitamento, qualche spunto che lo aiuti a realizzarsi ancora di più nella propria vita. Sicuramente, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe.